Ciao a tutti, bentornati. Oggi voglio parlarvi dei miei fondotinta. Stavo sistemando, svuotando i miei pacchi appena arrivati e i vari calendari dell'avvento e mi sono resa conto che ho diversi fondotinta di cui vi ho parlato poco e che attualmente ne ho diversi di cui vorrei parlarvene, che poi sono i fondotinta che ho utilizzato da circa un anno a questa parte e quindi ho detto vabbè, faccio un video apposito sui miei fondotinta. Voglio partire da lui, è il fondotinta di Catrice, l'HD Liquid Coverage. Io lo adoro, è un fondotinta low cost, ma super low cost, ma lo paragono ai miei fondotinta anche da 50 euro perché ha una resa spettacolare, ha una durata lunghissima, tutto il giorno mi sta lì. E ha questo applicatore tipo a contagocce, la formulazione è molto liquida all'interno, dovrebbe avere anche dell'acqua, infatti anche la consistenza stessa della formula non è molto pastosa ma scivola parecchio. Si fonde benissimo sulla pelle, tanto che soprattutto nelle zone in cui ci sono anche i pori dilatati va a levigare un sacco e anche nelle zone in cui la pelle è un po' più poco uniforme leviga tanto. Mi piace perché ha un effetto seconda pelle, chiaramente si vede che avete un fondotinta, ma non di certo un fondotinta super pastoso e super coprente. È stratificabile, io l'ho 020 Rose Beige, è praticamente il mio colore perfetto. In realtà l'ho preso ad occhi chiusi, l'ho preso online, per fortuna ci ho preso col colore, lo riacquisterò di certo, perché tra i fondotinta low cost, ma in generale, è tra i miei fondotinta preferiti. Io ero un po' scettica all'inizio, ma sentivo parlare un sacco bene di questo prodotto ed effettivamente è validissimo. Mi piace anche perché nonostante magari lo abbia anche 5-6 ore, resta comunque come se l'avessi appena applicato, vi lucidate pochissimo magari dopo diverse ore, non va via, vi resta comunque molto uniforme, chiaramente poi con le mascherine è un po' più difficile mantenere ferma questa zona, però è meraviglioso. Restando sempre in tema low cost, vi parlo di questo fondotinta di Make Up Revolution. Questo qui è il Conceal and Define, ha questo applicatore particolare perché sembra tipo un applicatore di un correttore, ma un po' più grande, infatti se vedete quanto la mia faccia e quanto il mio viso. Ha un odore pessimo perché ha un alcol prepotente che si sente e questa cosa è parecchio fastidiosa. Questo fondotinta non mi ha fatto impazzire, non lo ricomprerei perché è vero che è molto coprente, se avete la pelle molto grassa potrebbe anche andare bene, se avete la pelle secca ve lo sconsiglio perché vi ritroverete delle zone quasi con delle crepe e come se aveste quei fondotinta super full coverage, cosa che a me non fa impazzire, dipende chiaramente dai vostri gusti, io parlo del mio gusto personale e personalmente non mi ha fatto impazzire perché la resa era troppo pesante, ma dopo diverse ore io ho notato questo effetto un po' maschera, un po' di crepe sul viso. Io chiaramente ci sono dei fondotinta molto coprenti che mi piacciono, ma comunque devono restare bene o male, non dico naturali perché se un fondotinta è molto coprente si vede che l'avete applicato sul viso, ma lui non mi è piaciuto soprattutto per questi difetti che dopo diverse ore fa venire fuori, quindi io non lo ricomprerei. Un altro fondotinta invece che ho acquistato da poco ma che mi sta facendo impazzire e che lo adoro è questo fondo di NARS. Lui è il Natural Radiant Longwear Foundation. L'ho acquistato ad occhi chiusi online, avevo scelto una colorazione un po' più scura rispetto al mio viso per miscelarlo a un altro, ma devo dire che anche da solo va bene. Io ho preso la colorazione Vallarius e comunque è il mio colore. Oltre ad avere una durata lunghissima, potete averlo su anche 8 ore, non vi lucidate a meno che voi non abbiate una pelle molto grassa, allora potrei anche sconsigliarvelo, ma ha una durata molto lunga. A me personalmente anche nella zona T riesce a mantenersi abbastanza tranquilla, non fa venire fuori chissà quanto sebo in eccesso. E mi piace l'effetto perché avete questo fondotinta effetto naturale, nel senso che è molto luminoso sul viso, si vede che avete un fondotinta, chiaramente si vede perché non è leggerissimo, ma è comunque un effetto seconda pelle. Poi il fatto che sia abbastanza glow vi dona un effetto piuttosto naturale, quindi non avete questo effetto mascherone sul viso. Io lo promuovo a pieni voti, mi piace tantissimo.
Altro fondotinta, siamo su Dior, è il Forever Skin Glow, io la colorazione 1N. Quest'inverno lo sto utilizzando poco perché sto utilizzando di più il fondo di NARS, ma lui è molto valido, è un fondotinta che a me è piaciuto un sacco, mi piace molto, è molto più tra i due, lui è più coprente rispetto a, o meglio, è più pesante rispetto ai due. Comunque si fonde benissimo sulla pelle, avete un effetto poco mascherone, ma vi copre, cioè copre qualsiasi cosa. Stessa cosa vale per lui, copre tantissimo il fondo di NARS. Lo sto utilizzando poco perché sto dando priorità a questi fondi nuovi, ma lui è tra i miei preferiti. L'ho utilizzato l'inverno scorso, tutto l'inverno, e mi piace da morire, anzi devo continuare ad utilizzarlo perché l'ho utilizzato davvero poco. Se amate l'effetto luminoso, glow, è bellissimo. La versione summer del fondo di Dior è questa qui, che è il Forever Summer Skin, che ho amato. Questo fondo rispetto al Forever Skin versione inverno è molto più leggera come consistenza, si fonde benissimo sulla pelle, avete questo effetto pelle super luminosa, quasi seconda pelle, potrebbe anche sembrare insomma pelle nuda, ma in realtà avete questo fondotinta, è stratificabile chiaramente, se poi andate a fare più strati si viene a creare un effetto un po' più coprente, un po' più pesante, ma comunque io che magari d'estate applico poco fondotinta, mi serve solo per uniformare un po' l'incarnato, non più di tanto, ma solo quello. Lui infatti mi è piaciuto un sacco, come vedete infatti la colorazione è abbastanza scura e la colorazione medium, perché appunto l'ho preso quando ero un po' più abbronzata, poi l'ho completamente abbandonato, ma come fondo estivo liquido io ci sono rimasta davvero molto contenta, e anche a distanza di ore, essendo anche un fondo con questo effetto luminoso glow, magari potete vi aspettate un fondo che dopo un'ora, mezz'ora avete questa pelle super oleosa, invece no, chiaramente dipende dalla pelle, la mia pelle essendo da normale a mista tende a essere un po' equilibrata, se avete la pelle forse troppo grassa questo è un fondo che non vi consiglio, però insomma sulla mia pelle si è comportato molto molto bene d'estate, perché d'estate chiaramente trovare un fondo che sia, se cercate un fondo luminoso ma che comunque mantenga la pelle abbastanza equilibrata, che non vi viene far venire fuori troppo lucido in eccesso, chiaramente è difficile d'estate avere quel tipo di fondo. Con lui sono riuscita sicuramente ad avere quell'effetto. Passiamo adesso a un fondo da farmacia, che è questo qui, l'Erac, ed è il Tint Perfect Skin con SPF 20, lo 02 Beige Nude. Questo qui, per quanto mi riguarda, è un amore odio, nel senso che in alcuni giorni mi è piaciuto come si è comportato sulla pelle, in altri l'ho completamente detestato. Innanzitutto già la formula in sé non mi piace perché è molto pastoso, è pesantino, cioè meglio la grana della formula è pesante, copre abbastanza, in realtà non è coprentissimo, ma comunque a uniformare l'incarnato, e questa cosa infatti mi va bene. Il problema è dopo qualche ora, ma anche dopo un'oretta, io guardandomi allo specchio noto anche delle zone in cui il fondo è andato via, si creano queste macchie, con la mascherina è praticamente impossibile da tenere su, e quindi è un nì. Se lo fissate bene, state proprio attente a fissarlo, può anche andare bene, però io sinceramente non lo riacquisterei, è un fondo che non senza infamia e senza lode per quanto mi riguarda. Altro fondo da farmacia è questo qui di Bionique, il Defense Color Matte Zone, il 403 Beige. Allora, io ce l'ho da un mesetto circa, ho preso un colore un po' più scuro sempre per la famosa questione che devo miscelarlo con un fondo più chiaro, che sapete, che sicuramente vi ribadirò a breve. Questo fondo dovrebbe regalare un effetto leggero ma allo stesso tempo opaco, cioè matte. Io devo dire la verità, è un fondo che non mi sta piacendo, l'ho applicato diversi giorni, poi l'ho accantonato perché devo dirvi non mi piace molto, non mi piace perché mi lucida immediatamente, a distanza di pochissime ore, parlo di un paio d'ore, la zona T è completamente lucida, in altre zone scompare completamente, come se non aveste messo nulla sul viso, quindi non mi sta piacendo. Forse d'inverno non è l'ideale, dovrei provare ad utilizzarlo con d'estate, non lo so. Ad oggi devo dire che è un fondo che un po' mi ha deluso,
In realtà l'effetto immediato appena applicato non mi dispiace, perché quando l'ho applicato la prima volta ho detto mi piace, però chiaramente un fondo va visto durante l'arco di tutta la giornata, non appena applicato, perché non potreste mai capire come, se vi piace, se fa per voi, se va bene per la vostra pelle. Su di me, e devo dire, io poi tengo il fondo diverse ore, lo metto la mattina e poi al lavoro tutto il giorno, quindi lo tolgo poi la sera. Ma questo qui, anche guardandomi allo specchio dopo 2 ore che l'ho applicato, no, almeno ad oggi non mi è piaciuto. Gli darò una seconda chance, per il momento, insomma, forse sarà anche la situazione attuale della mia pelle, perché la pelle chiaramente cambia di periodo in periodo. Ad oggi è un no. Un fondo invece che mi sta piacendo tanto è questo qui di Urban Decay, è lo Stay Naked, nella colorazione la mia 11N, che non è la mia perché io chiaramente l'ho sbagliata, è un colore chiarissimo. Un disclaimer che vi faccio: se acquistate questo fondo, io l'ho preso da Sephora, e credete che un colore in particolare, il vostro colore, andate di 2 o 3 toni più scuri, perché secondo me non sono assolutamente fedeli le colorazioni riportate su Sephora. Vi faccio l'esempio di Sephora, ma penso che valga un po' in genere per quanto riguarda questo fondo. Al di là del colore, è un fondo che sto amando. Io attualmente lo miscelo con un fondo un po' più scuro. L'ho anche applicato in casa perché lo volevo testare da solo. Al di là del colore, mi piace tantissimo. Se amate l'effetto fondotinta molto leggero ma coprente, con questo effetto glow, bello, proprio bello, è un fondotinta che io mi piace tantissimo. La consistenza è leggerissima e sembra quasi acqua, infatti se lo applico sul viso tende proprio a scivolare. Si fonde benissimo sulla pelle, allo stesso tempo va a uniformare un sacco anche, cioè a levigare secondo me la pelle, quindi quelle piccole discromie, questa parte un po' più meno definita, meno uniforme, va secondo me anche a uniformarla, a levigarla. Questa cosa mi piace tantissimo, ma l'effetto resta sempre molto leggero, non avete assolutamente l'effetto fondo pesante, e quindi io lo promuovo a pieni voti. Lo ricomprerò probabilmente, ma sicuramente in un colore diverso da questo. Un fondo low cost che mi sento di consigliarvi e che mi piace, questo qui di Essence, è il Camouflage 2-in-1 Makeup and Concealer. Io ce l'ho da più di un anno questo fondo. Per me chiaramente terminare un fondo in una stagione è impossibile, perché soprattutto d'inverno ho tanti fondi, quindi terminarli è difficile, è impossibile per me. Questo qui è il 30 Honey Beige, è un fondo che mi piace tanto, soprattutto quando ricerco una coprenza più alta, quando la mia pelle in alcune zone è particolarmente grassa, mantiene la pelle opaca tante ore, e non è leggero come fondo, quindi avrete comunque un effetto fondo che si vede, ma comunque che resta fermo, che resta uniforme, che non vi crea quelle crepe fastidiose, a differenza magari del fondo di Makeup Revolution, che comunque dopo diverse ore potreste sembrare bavole di porcellana che si stanno crepando. Quindi lui no, quindi mi piace. Quindi come fondotinta low cost ve lo consiglio ad occhi chiusi, soprattutto se avete la pelle grassa e ha una coprenza molto molto alta. Infatti è un fondotinta ad alta coprenza, no mask, effetto long lasting, effettivamente secondo me rispetta quello che promette. Un fondo invece nuovo, di questo ho fatto 3 applicazioni, 4 applicazioni, mi sono fatta un'idea, visto che insomma è tra i fondi che sto utilizzando, ve ne parlo, faccio qui. E questo fondo di Misha, e questo qui è un fondo cushion, ve l'ho mostrato anche nel video acquisti dal sito YesStyle, quindi eravamo in tema skincare, quindi però ho acquistato anche questo fondo in quell'ordine. Questo fondo è appunto un cushion, quindi che ha questa spugnetta dove voi andate a immergere io lo applico con questa spugnetta, ma con il pennello si impregna completamente di prodotto. Mi piace abbastanza, devo dire. La cosa che mi piace è che leviga tanto, leviga un sacco i pori, e è un fondotinta che si vede, non è molto leggero. Io invece credevo che questi fondi fossero molto leggeri, almeno io l'ho applicato fino ad ora solo con il pennello. Devo provare però con la sua spugnetta. La durata è medio alta, diciamo media, medio alta è un parolone, perché dopo un po'
anche lui in alcune zone tende un po' a sgretolarsi, ma comunque si comporta abbastanza bene. Ad oggi, almeno dopo 4 applicazioni che ci ho fatto, non sono rimasta abbastanza contenta. Io la colorazione, che numero è? Ah, la numero 23. Anche qui ho indovinato il colore perché l'ho preso dal sito di YesStyle e quindi devo dire che mi piace e mi sta piacendo, quindi per ora è promosso. Ultimi fondi, questa volta parliamo di fondotinta minerali, anche se ultimamente li sto utilizzando poco. Sono questi due, gli unici che attualmente possiedo, anche se ho una cipria di Chanel che utilizzo anche come fondo, ma è tendenzialmente una cipria. Questi due invece sono dei fondi minerali. Questo qui di NYX Cosmetics che ho da un sacco di tempo. Io li applico soltanto l'estate, infatti ho colorazioni abbastanza scure. Questo qui di Neve, il Tan Warm, è una colorazione infatti. Oddio, ma secondo me forse dovrei buttarlo. Emana un odore strano. Vabbè, in ogni caso, al di là dell'odore, forse lo dovrò buttare. Era anche arrivata l'ora. È un fondo che però d'estate, quando io cerco una coprenza un po' più leggera, ma allo stesso tempo che mi vada ad opacizzare un po' quelle zone in cui io sono un po' più grassa, perché d'estate tendo chiaramente un po' ad essere più lucida in alcuni punti, questo fondo, io almeno per quello che ricordo, è un fondo che si comporta abbastanza bene. D'inverno non lo utilizzo mai, d'inverno non utilizzo fondi minerali, che significherebbe avere la pelle a crepe e quindi non va bene. D'estate però, per tutte le volte che l'ho utilizzato, mi è piaciuto. Altro fondo è questo qui di Benecos, anche lui ce l'ho da meno tempo, però lui no. Ah, allora non ha un cattivo odore. Neve, mi sa che lo dovrò cestinare. Lui anche è un fondo che quest'estate l'ho utilizzato poco. In realtà, da quando ho scoperto il fondo di Dior, il Forever Skin, Summer Skin, i fondi minerali li ho accantonati perché comunque con quel fondotinta riesco ad avere l'effetto che a me piace. L'ho utilizzato poco però anche questo qui, ma mi piace, lo utilizzo prevalentemente quando, ripeto, cerco un effetto un po' più opaco, quando devo comunque mantenere il trucco per diverso tempo. Spero di terminarlo, anche perché la prossima estate potrei continuare ad utilizzarlo, però ripeto, i fondi minerali io li utilizzo soltanto d'estate, non lo potrei gestire d'inverno un fondo minerale. Quindi ho detto tutto, questi sono tutti i fondotinta attualmente nel mio cassetto che utilizzo, se non per questi due, tutti gli altri tendenzialmente sono fondi che utilizzo. Io spero di avervi dato qualche spunto, di avervi dato qualche consiglio, che questo video sia stato utile per voi. Come sempre vi chiedo di mettermi un like e di iscrivervi al canale se non siete iscritte. Io come sempre vi mando un bacio e ci vediamo presto. Ciao!